Sventola la bandiera verde su Piazza del Campo, simbolo non gradita ai senesi, costretti a rinunciare alla prova di questa sera. I violenti nubifragi che si sono abbattuti su Siena tra mattina e pomeriggio hanno reso impraticabile il tufo, diventato una melma fangosa per la gioia di inconsapevoli turisti che hanno sfidato le intemperie. Il clima è bellissimo, soprattutto in queste situazioni entri proprio dentro Siena. E è bello, vedete tutti i ragazzi comunque che concentrati, impegnati in questo momento, no? E quindi no, è bello veramente. La città nel frattempo continua a rivolgere gli occhi in alto, sperando che il palio non subisca altre battute di arresto, sempre che il maltempo dia una tregua, perché a questo punto anche la quarta prova, in programma domattina alle 9, rischia di essere annullata. Nella mattinata di domani, presto, sperando che le precipitazioni si fermino, si farà una valutazione, si guarda un po' come ha reagito, soprattutto vicino agli steccati, come tanto già sapete bene, e si vedrà un po' quello che c'è da fare. Abbiamo messo insieme una squadra di 29 persone per domani mattina e vediamo se siamo in grado e se è possibile ripristinare il tutto per la prova di domani mattina. Il palio di domenica per il momento è al sicuro, se lo augura Siena, così come chi è venuto a vederlo per la prima volta. Questa appartenenza delle contrade, forse non so, una cosa per chi viene da fuori difficile da capire, passare anche tutte le contrade con i tavoli già apparecchiati, insomma è bello, dai. Anche se il cielo continua a non essere d'accordo.